pomeriggio a tutti quanti, ben ritrovati, siamo ancora pochi, sabato pomeriggio tutti stanno facendo ancora la pennichella probabilmente, per il momento siamo sicuramente noi tre ragazzi, quindi ci siamo, è tornato con noi il buon vecchio Vito, l'uomo che ancora non abbiamo capito quanti anni di carcere farà, speriamo pochi perché il suo commento è sempre frizzantino e stupendo. E poi abbiamo chiamato la donna più bella d'Italia, colei che fa vibrare il cuore a ognuno, la signora Matteo Bennati, forte ma anche bella. E poi il capitano più forte d'Italia, dopo ovviamente il capitano, che è il signor Capitan Desco, la signorina Laura, non mi ricordo il cognome, chiedo pietà. Mariani, che figuraccia. No, era solo per farmi flammare fin da subito anche da Laura. Benvenuti, ragazzi. Grazie. Buongiorno a tutti, meno ai ciechi della cechia. Come al solito, tu hai un amore profondo per le... come si dice? Per le... nazioni che affrontiamo, è più forte di te. Nella settimana in cui li affrontiamo non posso essere il loro amico. Cioè, che poi insomma birra e prostitute, scusatemi, pornostar, mi dissocio, amici di Twitch, ho sbagliato. Birra e serie professioniste. Scusa, giusto. Amanti dell'industria, insomma. Allora, ragazzi, la registrazione parte in medias res, proprio di cattiveria. Quindi prima di farla partire un secondino vi chiederei velocemente, soprattutto al Benna, che è il commento e anche a Laura, cioè ci mancherebbe. La disposizione delle rocce, cioè cosa ne pensi, che ti piace, non ti piace? Allora, sarò anche sincero, perché tu sei giocatore Scam, no? Sì, io sono un giocatore Scam, anch'io gioco una lista abbastanza simile a quella Mr. Zoot. Io al posto di Kanan ho un'altra nave grande e diciamo che secondo me forse utilizzare delle rocce così grandi per navi così ingombranti che non hanno modo di riposizionarsi non è così utile, soprattutto se si tenta anche di stringere verso il centro del campo. Però è anche vero che Kanan, al posto di un Lando, come nella mia versione, ti permette insomma di avere un po' più di margine di manovra. Comunque io avrei giocato degli asteroidi un po' più piccoli, magari due asteroidi medi, un detrito per aprirmi un possibile varco, oppure anche una nube che... Può essere anche utile per proprio per inserirsi all'interno del centro del tavolo. Questa è l'unica cosa che come avrei cambiato. Come invece, ecco. cosa dite? Cioè, il fatto di bloccare il centro... A me sembra che l'ossa abbia un po' fatto il suo gioco, nel senso che obbliga l'avversario a girare in tondo e può sfruttare lui i massi per coprirsi avendo molta più mobilità. Sì, quella è una cosa giusta a parte di Tom, effettivamente questo matchup l'avrà sicuramente provato, l'ha anche provato con me questo e effettivamente le può sfruttare al meglio le rocce, soprattutto per muovendo dopo Eco che si può posizionare in punti interessanti. E un giocatore Scam deve per forza... Io avrei giocato il Trandosciano più esterno, proprio al bordo del tavolo per... tenere l'arco di fuoco molto, cioè per tenerlo più comodo e farlo entrare lateralmente, tenendo Asagi invece più spostata verso il centro, ma questo qua è proprio una scelta personale. Vabbè. Il resto, l'ingaggio del giocatore Scam mi sembra abbastanza tranquillo, comunque cerca di massimizzare i pochi purtroppo dadi di attacco che ha, perché è vero che Bosk spara molto forte, Asagi gli dà una mano, però la non presenza del titolo su Kanan gli fa perdere insomma un po' di mordente, almeno da questo punto di vista qua. Sì. Però gli allunga un po' sicuramente la vita, perché Kanan, spendendo il suo punto forza, può assorbire almeno un danno proveniente dalle tre navi di Thor. Beh sì, l'idea penso della lista sia picchiare forte con Bosk, cercando di lasciarlo più in vita possibile. Esatto.
Ecco, l'unica cosa che non mi piace molto su Bosch è il fatto di provare a giocare tanto sullo stress di Azaz Ventress e nella versione di Mr. Soot anche la mancanza di un triplo zero potrebbe dargli qualche problema. Io forse avrei eliminato Marksmanship da Bosch per raggiungere Grillo. Lo Sì, preferisco Grido è. sinceramente. Che in realtà per assurdo Grido in questo matchup avrebbe fatto la fine di. Che fa con Han Solo praticamente. Cioè, sparano tutti prima di te. Sì, ma la cosa buona di Grido è che è vero che sparano tutti prima di te e mettono critici a oltranza, ma la cosa bella di Grido è che ti permette anche a te di mettere il critico perché lo girerai soltanto dopo che ha sparato la tua nave. Quindi per triggerare insomma il potere di Bosk io lo preferisco. Tanto comunque Bosk sarà la nave che in linea di massima sarà una delle prime a morire, proprio perché Asajj è un po' più resistente con la forza, con l'evade, dati di schivata, quindi Bosk deve fare un po' da testa di ponte e mettere più danni che può. Chiaro. Bene, bene. Beh, per il resto, boh, adesso abbiamo parlato di cose tecniche, adesso possiamo incominciare a spostarci più su tipo birra, altre cose. Laura, sei mai stata in Repubblica Ceca? Sì, una volta, però ero un po' troppo giovincella, ero con i miei genitori e quindi la birra era molto ristretta. L'hai vista da lontano. Sì. I piaceri della vita non sono stati così assaporati, diciamo. Hai fatto più una cosa arti No. diciamo, artistica. Mi ricordo tantissimo, c'era un sacco di gente a Praga, perché ovviamente era la prima cieca, ho visto Praga, un sacco di gente. Fine. Ma sei lontana dal microfono? Perché ti sento un po' Timbuktu, non so se No, potete. probabilmente perché siamo dallo stesso Lontana dal microfono in computer. questo momento. Ah. Allora, no, fondamentalmente ho visto solamente Praga, quindi ricordo che c'era un sacco di gente. Basta. Ricordi dei 14 anni, non è che uno si può aspettare molto. Ah, ok, va bene, va bene. Tu invece, Vito, puoi dirci qualcosa di più della Repubblica Ceca? C'è stato, non so. Allora, non ci sono mai stato. In realtà dovevo andarci lo scorso anno, Però l'hai avevo studiata, immagino. tentato. L'hai studiata, dico, No? no? L'ho studiata per le live, Ah. per capire i punti deboli dei nostri avversari che bevono 160 litri di birra all'anno pro capite, che hanno un tasso di scolarizzazione superiore molto alto. E che hanno una fiorente industria del porno, quindi diciamo sembra un bel posto in cui Qui vivere, crescere. in Sì. cui crescere, certo. Però poi quando si gioca a navine prendono scoppole come se non ci fosse un domani, quindi va benissimo. La birra da qualche parte, insomma, deve andare a finire. Non ha solo effetti positivi. Poi, tra le altre cose, abbiamo ormai capito che l'unico che è stato corrotto del tutto è sicuramente Marasca. Adesso stiamo ancora cercando di Sì. capire cosa gli hanno offerto, se. Allora, al confine proprio lì a Trieste, ieri è passato un pulmino con quattro peripatetiche e 300 litri di birra che proveniva da Praga e ha detto che Io mi andiamo dal nostro dissocio. Lorenzo, quindi non so. Potrebbe essere un indizio calzante, insomma. Adesso chiamerò gli amici dei NES. Mi sa che c'è Capitan Desco che sta indagando e controllando con la finanza se è tutto Sì, chiama quanto. Ines, chiama anche CSI, chiama un po' chi vuoi. Io chiamerei Lorenzo. Ma cosa sta facendo Bosch? Bosk ha fatto una piccola. Voleva andare sulla luna. Scusate, non sei mai stato sulla luna? Cavolo, che mossa fuori dal comune. Accidenti. Sì, qua effettivamente diciamo che non vuole ingaggiare velocemente, mi sembra, l'avversario di Tom. No, Proprio anche lui non ha fretta. Che sembra il nome teoricamente. della prima partita di Matteo. Vabbè, non stiamo a vangare le mie giocate. No, Se... me lo
ricorda vagamente. No, vorrei chiedere una spiegazione di questa cosa qua adesso, se possibile. Allora, io credo che abbia stretto, penso, con una bank sulla destra per provare a rallentare l'ingaggio e praticamente dopo rientrare con due stretta e praticamente utilizzare appieno l'arco a 180 in modo tale che per Tom possa diventare più difficile doggiare Bosco. Ci può stare come manovra in realtà, considerando quanto si è mosso Tom dall'altra parte del tavolo, effettivamente. No, però il mio unico dubbio è che finché lui si rimette, diciamo, nella stessa direzione che ha Asajj, le navi di Tom sono già arrivate sul lato opposto, nell'angolo opposto del sì, mast. Sì, sì. È un po' un rischio. Ora, come dicevo, la partita non l'ho vista, conosco l'esito, ma penso che Tom abbia provato a far avvicinare nel centro del campo, quindi all'interno degli asteroidi, le navi, perché comunque subire uno stress su un Asajj o su un Bosco ne possono comunque rallentare l'efficacia, per quanto Bosca abbia Zem, però insomma con l'esperienza che ha Tommy può giocare proprio sul fatto di sparare magari con la nave che non ce l'ha in arco o che non lo vede, per vedere cosa sotto la carta, quindi può riuscire a gestire bene la partita. Poi vediamo come sarà questo ingaggio. Sì, diciamo che allora Tom sta facendo a classic things con gli assi, cioè sta girando in tondo, sta aspettando il momento giusto per azzannare. L'altro, onestamente, la partita l'ho anche registrata io, quindi qualcosina ho visto. Devo dire che okay. Qua ero un po' stupito di quello che stavo vedendo, perché Comunque, Laura, io ho sentito che c'era una cosa che volevi raccontare prima, non so se... Cosa volevo raccontare? No, un episodio del Benna, la danza, no, del Benna. No, Lando è stata tipo il buon Lando che si precipita verso il bordo del tavolo con una europea che fa... Ah, ah, ok, perché... Ah, il flame che ha ricevuto il Benna per Lando. Sì. Ah, vabbè, ok. Quando uno non è uso a giocare il Falcon, succedono diverse cose. Beh, però mi sembra che il signor Benna ha preso 8 in pagella. Sì, 8 e mezzo, ma è perché li ha affascinati tutti, sì, non per altro. È il fanservice questo, non è tanto come gioco. No, vabbè che... Eri contro i malesi, quindi insomma Vito potrebbe sbizzarrirsi e dire tutto quello che vuole. Però comunque hai giocato bene. Visto che sa il malese, come abbiamo appreso dagli altri streaming. Non è vero. Laura, parlo un po' di cinese, ma il malese assolutamente no. E ci tiene a non impararlo, mi sembra di capire. Ma no, vabbè, io amo studiare le lingue, ma il malese non è tra le mie priorità, ecco. Non capisco perché. Anche perché chissà che tipo di radice ha, perché tanto dovrebbe essere tipo sull'Hindi. Sì, è una lingua che deriva dallo stesso ceppo dell'Hindi, esatto. Infatti. Sono una linguista, quindi c'è un problema. Ah, ok. Ok. Allora, attenzione. Allora qui possiamo parlare in tantissime lingue con tutti i nostri ospiti internazionali che non ci sono. Che in questo momento, esatto, se non ci sono, per il momento siamo in 5 per il momento. Stamattina invece c'era mezzo mondo a guardare la partita. Avevamo spagnoli, singaporesi, non so come si dica. Sì, singaporesi. Sì. Però live, un altro fascino la partita. Sì. Secondo me il singaporese era lì anche per diciamo studiare un po' come gioca Marco. Sì, sì anche perché sta facendo paura quel ragazzo. La scouting. Sì. Può stare. Sta facendo paura quel ragazzo, è 2-0 con la squadra di scappati di casa dell'Ordine Jedi. Insomma, hai capito.
Allora, qua mi sembra che la situazione andrà abbastanza ridente, onestamente. Cioè, a meno di mosse incredibili, non mi aspetto grandi No, ingaggi. pensavo non si allungasse così tanto con il Lancer, rimanesse un pochino più indietro, Anch'io perché da quella posizione. invece ha perso compattezza. Sì, se ha sfaldato la formazione. Perché da quella posizione là o va a stringere con una 2 stretta sulla sinistra, mettendosi Quel in pertugio? quel corridoio tra il detrito e l'asteroide, No, ha fatto la scelta dell'acquoio. Si è girato per fronteggiare. Qua penso che l'idea che avesse lui era quella di fare una killbox su Echo. Chiusino su Echo, sì. E... Non è proprio facile fare un chiudino su Beh, Esatto, non è proprio esatto. la nave che becchi bene. Esattamente, sono d'accordo. Però, cioè, di gustibus. Sì. Beh. Beh, di sicuro è quella che regge meno. Sì, però è Anche quella perché che. quando la riappi, cioè, il mio eco scoppia bene. Ma fa popcorn. sì. Mannaggia. Tu giochi Impero di solito? Io solitamente sì, ho Impero primo ordine, Ah, sei una quindi donna malvagia. molto. Però non mi Ok. piacciono le cose molto in meta, quindi ad esempio prima che Echo arrivasse e diventasse di moda, a me piaceva giocare Echo, tutti giocavano Whisper e io, ma mi piace Echo, infatti Echo saltava e gli altri Whisper rimanevano sul tavolo. Eh sì, per il PS soprattutto. Ci sta. Beh, Piacciono le navi sbagliate nei momenti sbagliati. insomma, adesso che giochi ancora Echo, sei a posto, però. No, adesso non sto giocando Echo. Se gioco Impero, mi sono fissata che voglio usare i Defender con i cannoni. Beh, se giochi Vader. No, non Vader. Ah, il Defender coi cannoni. Beh, Esatto, i Defender con i cannoni. sicuramente hai, come dire, prendi in contropiede l'avversario. Cioè, non è difficile che si aspetti il Sì, Defender ma coi poi cannoni. l'avversario prende in piano me, è quello il Ah, problema. ok. Mi Sì, anche questo. diverto così, No, quindi. vabbè, ma ci sta, cioè, nel senso. In realtà, anche io, per dirti, ultimamente sto giocando da 4 pezzi Impero, quindi. È solida, ma non ha matchup verdi, in realtà, da quello che sto vedendo, cioè da quello che sto testando più che altro. Non hai neanche matchup davvero rossi se sei bravo. Però non sono Ma ancora quello è già abbastanza bravo. qualcosa. Però non sono Per abbastanza bravo. esempio. Quindi. Ho giocato primo ordine in uno degli ITC, quello che fece a Firenze un po' d'anni fa, ormai 3-4 anni fa. E avevo primo ordine, cioè col primo ordine quando vedevi un matchup arancione eri felice. Ma anche adesso. Dicevi, oddio, Esatto, non è cambiato niente, insomma, mi sembra. è arancione, che bello! Pensa che non è cambiato nulla da 2 anni Sì, cioè, fa. esatto, cioè. Io. Sarebbe molto bello farvi vedere i colori dei matchup di Zara e effettivamente non è che Un po' È come un sì. po'. Sì, I colori dei matchup di Zara sono un po' come lui. Tendono sempre comunque a qualche colore caldo e rosso. esatto. Ecco, però c'è un piccolissimo problema che nessuno ha considerato, che quando Zara vede rosso, Come il toro. sono cazzi dell'avversario. Cazzi si può dire? Si può dire tutto quello che... Sì, si può dire tranquillamente. Ah, Come un ok. toro Potete usare infuriato. tutto il torpiloquio che volete, non potete usare nulla che rimandi a qualsiasi tipo di insulto pseudorazzista, questa è la... Etnico, Esatto. sessuale, O ok. sessuale, ma insomma, cioè per dire, puoi lamentarti della Repubblica Ceca in generale prendendola in giro scherzando. Però se la insulti pesantemente, no, ecco, mettiamola così. Ma allora, diciamo che sul 5 a 1 insultare la Repubblica Ceca sarebbe un po' come sparare sulla Croce Rossa. Quindi. Ecco, sì, esattamente. Cioè, Sì, non è da signore. vedi, esatto. Però per il resto, anche per dire le bestemmie, se volessi, si può. Cioè, ci sono vari streamer che basano la loro streaming sulla bestemmia e basta. Anche no, Sì, grazie. anche io posso farne a meno, però, cioè, c'è anche questa possibilità.
diciamo che non abbiamo bisogno delle bestemmie per intrattenere i nostri ascoltatori. È per questo che ti voglio bene, Vito. È la mia eterosessualità ogni volta che ti sento. Guarda, l'unica persona che ti batte potrebbe essere o il Benna o Piffo. Mi dispiace. Il Benna per la barba mi piace tanto, non so. Ma in quanto a eterosessualità dici o per il commento? Entrambe le cose. No, 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 non per il Ma commento. Sì, per entrambe le cose vanno bene. Sì, dai. perché non l'hai mai visto dal vivo e bene cosa pantaloncini con le ananas? Quella lì è la mia tenuta, quella è la tenuta da combattimento per la nazionale. E io invece l'ho visto al tavolo il buon Matteo. Come dico sempre, è stata la mia prima partita ufficiale in un torneo. È stato divertente, immagino, no? Sì, mi sono divertito molto. Ho perso chiaramente, ma mi sono divertito. Io invece non mi diverto quando ci gioco. Ma io gioco sempre le solite cose che non ti piacciono. Io sono un anti-scam perfetto. Cioè, io so tutte le vie di scam, del resto non so niente. So più roba degli scam, su come giocare contro scam, che quello che gioco Cioè, io. al tavolo praticamente quando mettono giù scam, anche se per te è rosso in teoria il matchup, fa il culo, ci gioco io, li odio! Una cosa così più o Esatto, meno. cioè, io contro Adagi, io Adagi non la posso vedere. Ma in 1.0, scusa. L'infame di un. Sembra un wok, quel wok infame, io non lo Un posso vedere. wok, ovviamente. Un wok? Dentro Un wok, ci puoi anche cucinare gli spaghetti. mangi, È vero, effettivamente. no? Bosk è visibilmente una spillatrice con le ali. Ogni volta che fa una kill, invece che spillare, ti esce fuori un piccolo grido che fa. Esatto. Allora, vediamo un po' questo. Il Falcon è tipo il Falcon della Lola, cioè non ci siamo, se sono d'accordo. Sì, va Perché bene. canna, canna. Il buon Bosk ha fatto un bump ed è già il secondo bump che fa con le sue navi. Se, secondo me si è, è andato un po' in confusione perché si aspettava forse di riuscire a far di più con Asajj. Lo vedo un po' imbalsito. Tra l'altro, Imbalsito. Tommaso è già riuscito a sparare su Kananjarus prima Sì. senza fortuna, però andare a sparare con Eco è una cosa abbastanza inedita, come primo ingaggio. Di solito Eco è l'esca che ti aiuta No, no. a far sparare gli altri. Di Sì. solito, almeno questa lista qua, cioè se giochi bene contro questa lista, ma anche perché l'ho streamata, so, penso già 15 volte, 10 volte, tra... No, 15 volte tra tutte, tra Desco e Tom. E l'ho anche giocata quasi. Teoricamente il bait che vuoi fare da giocatore è il Grande Inquisitore, per il potere dell'eroe che ha, cioè per il potere del pilota che ha, che ti toglie il range 1 nel caso, se serve, oppure lo guadagni tu da lontano, quindi spari sempre 3 dadi. Eco di solito, se la gente che ti gioca contro sa cosa stai cioè, sa cosa giocare e sa come giocare, lo lascia per ultimo perché Lasci perdere, fondamentalmente esatto. Arcdoggia Non vale la pena. anche. Cioè, ti accoggia qualsiasi cosa, Eco. Soprattutto se ho giocato bene. Non... Cioè, il motivo per il quale io non gioco questa lista perché Eco lo mando sempre a banane marce e non. Non. No. Di solito quello che si scioglie è Vader, perché Vader è bello, però è prevedibile. Sì. No, l'unica cosa che posso pensare sul banco di Bosk è che voglia arrest cioè voglia farlo muovere, che lo faccia apposta per farlo muovere più lentamente, non farlo correre sul campo e evitare che sia stressato. Però Laura, capisci che non adesso o è che lo fai entrare nel campo di asteroidi e quindi ne perdi un po' in mobilità, perché sennò dovrebbe girarsi verso Asajj e continuare il giro, però Sembra 5 tipo. non Sì, sparerà ma mai. esatto, stavo cercando di trovargli un senso, non è che Un questo non senso, vuole dire sì. oppure come Voglio giustificazione. trovare un senso a questo boss. Un po' così anche con la voce tremolante.
Ok, si è stressato con la Hawk, ora presumibilmente potrebbe girare arco e di là fare azioni di focus, oppure coordinare Bosk, che non mi sembra stressato, per fargli sfruttare al turno successivo, ecco, ha fatto un'altra azione, però facendogli sfruttare l'azione di il potere di Gamut, che gli permette di conservare tutti i segnalini rotondi che ha la nave, quindi fare un ingaggio con esempio focus, rinforzo, target lock. No, ha deciso il boss va dalla scena. Vito, cioè, Vito ogni volta che vede un bump trigger malissimo, ma male proprio, cioè... Ma no, allora io gioco la lista che gioca Matteo, perché mi piace molto. Già prima ne giocavo una simile, dopo aver visto la sua ho provato a giocarla e mi piace molto. Il bump ci può stare per il motivo che diceva Laura. Sto fermo senza dover prendere stress, senza diciamo far fortressing, però in questo caso stai bumpando in un punto dove comunque non riuscirai mai ad attaccare nessuna delle tre navi, perché quelle se ne stanno lì, aspettano il momento che tu fai un errore e ti arrivano addosso. Allora forse lo sta facendo apposta, sta facendo un sacco di errori di modo che si avvicini Tom e poi a quel punto fa una manovra bellissima e li one shot all'inquisitore. Sì, però non può perdere troppi turni di fuoco, tipo esempio con Asagi da quella posizione là, dopo la 5 coi. Super, thank you for the follow, buddy. I think you are not Italian, so thank you. Hanno di restringere verso inquisitore, comunque il bait di questa lista, e vedere. Però magari con Asagi me la sarei rischiata una 3 stretta prima di muovere Bosk per provare anche a finire davanti al detrito, però almeno riuscire a sparare, tanto comunque il Lancer si muove molto lungo, si distressa molto bene, Asagi ha la forza, quindi anche se viene stressata può comunque far qualcosa e dire la sua, quindi forse avrei stretto con Asagi verso l'interno in quel corridoio tra il detrito e l'asteroide, e Bosk in quella posizione là può anche andare bene, ma in quella condizione là a Tom basta fare un barrel con Vader e già forse da questa posizione qua non riesce già a sparargli, ecco. Sì, esatto, sono d'accordo. E l'Inquisitore è in una posizione ottima, perché da lì può uscirne come vuole, può restringere verso l'interno se Bosk tira dritto, e fondamentalmente la formazione Mr. Zoot l'ha persa, perché la cosa buona che puoi fare con una lista del genere cercare, è brutto da dire perché magari non ti inventi niente inizialmente, però è cercare un joust forte, sì, su un pezzo che possa essere uno dei tre, è indifferente, perché tanto comunque non ce la fai a sceglierti la nave migliore. Anche Vader, se un po' a fortuna con Bosk. Esatto. E poi un'altra cosa, ecco, forse che avrei fatto già all'inizio, che vedo che non l'ha fatta, è girare subito l'arco di Asagi per avere due linee di fuoco, perché testando contro un giocatore comunque esperto di assi come Tom, come può essere Desco eccetera, il tractor non lo utilizzi mai. No, sì, puoi sparare, anche se sono due dadi, a lungo andare ce la fai anche a danneggiare le navi, soprattutto anche perché mi sembra sono che l'Asagi di... Esatto, soprattutto mi sembra che l'Asagi di Mr. Zoot abbia Forlum come più, quindi possa bloccare eventuali segnalini verdi. Forlum, sì. E se è a corto di forze una delle sue tre navi, potrebbe essere interessante far entrare anche uno o due dannini con l'arco a torretta. Sicuramente per giocare meglio contro assi e puntare sul bump, io avrei giocato un Ketsuonio, ecco, se vuoi provare a trattorare le navi del tuo avversario, proprio perché a quel punto l'avversario non si può nemmeno rischiare il bump contro un Ketsu, perché a quel punto l'abilità si attiverà comunque, quindi l'unica differenza tra i due Lancer è quella, ecco. Mm-hmm. Però vediamo un po', Tom continua, credo, a puntare sempre la Hawk, che effettivamente potrebbe essere la sua condizione di vittoria, perché è quella che
che si può sicuramente iniziare a rosicchiare Diciamo che più meglio che degli altri altro due. Tom penso che, cioè, l'idea di Tom è quella di vincere anche all'ultimo turno facendo, smezzando una nave e basta, andandosene via. Cioè, finendo la partita così, dicendogli: ragazzi, io gioco assi, no, io gioco di col fioretto, mi dispiace, non ho bisogno di vincere 200-0. L'altro invece, col fatto che a Asajj Ventress e Bosk si stanno battendo il 5, qua un lag strepitoso, ragazzi, scusate. Molto strana sta cosa. Perché io vedo tutto fluido. Vabbè, fa niente. Qua si stavano battendo il 5. Infatti, si spostano le due navi. Adesso. Ma si spostano un po' a pene di segugio, se mi passate il termine, soprattutto Bosk. Sì, Bosk, io l'avevo vista live questa parte qua. Infatti, forse sto laggando perché stavo guardando la partita e la stavo. Forse l'ho anche streamata a un amico. Qua, se ricordo bene, quando ho visto questa cosa ero. Ma. Cioè, qua non c'è modo per evitare il masso, se ricordo bene. Cioè, passerà per forza sull'asteroide. No, lì passerà per forza Si fa sul sulla masso. scorza. L'unica cosa che può fare Bosk per non per cioè magari subire il danno, non lo subire, ma conservarsi i segnalini e attivare Gamut alla fine della fase, se non spende nulla, per conservarsi il rinforzo sicuramente, ma nel caso anche il focus se non è riuscito a spenderlo per attaccare. Questa è l'unica cosa che lo salva da un turno senza azioni, ecco. Anzi, addirittura potrebbe fare una 1 bank il turno successivo con Kanan, distressarsi, fare l'azione con Protector et Gleb e far prendere un target lock a Bosk e Bosk in quel momento si ritrova con rinforzo, focus e target lock. Potrebbe essere anche questa un'azione. Pensiamo che lo farà? Qua come mai è così tanto frizzato? La cosa che mi preoccupa è che non sta andando avanti il cronometro. Mannaggia. Ok. Sofferenza massima. Ha mosso tutte le navi nel frattempo, Tommaso. Però Allora, ecco, forse. qua ha mosso Vader. Ha fatto una 1 dritta e si è messo. Ha fatto un barrel. L'inquisitore ha fatto semplicemente una 1 bank e ha preso evade, se non sbaglio. Sì. E qua sta sparando e mi dispiace, ma evidentemente qua ho perso il mondo e i suoi abitanti di cose. Qua, se non sbaglio, era l'inquisitore su Bosk, che evade bene, perché è a Ancora ho distanza. visto dei dadi essere lanciati. Quindi mi sa che ti si sta riprendendo la live. Sì, no, dovresti vederli adesso, se non sbaglio. In live adesso. Ok. Perché è frizzata anche la registrazione, che evidentemente in questo momento stavo streamando. Infatti dopo ho visto che incominciavo a perdere frame e ho tolto. Solo che mi diceva che perdevo frame, non che tipo perdevo minuti di registrazione. Mannaggia a me. Vabbè, comunque insomma, in realtà qua non succede niente di particolare. Nel senso che l'inquisitore sta sparando a Bosk. Bosk mi sembra che gli ritorni lo sparo, ma. Cioè, difende con 5 dadi perché è range 3, ostruito. Mi sembra che, se ricordo bene, fa tipo 2 hit e evade 2, quindi è abbastanza easy la situazione. Diciamo più che altro qua è interessante il fatto che è riuscito a mettere Eco in una posizione veramente superlativa, perché Eco può correre come un pazzo, decloccando in avanti e continuando ad andare in avanti. Quindi Eco potrebbe Sì, potenzialmente arrivare qua il prossimo ecco, turno. da qui è Presumibilmente quell'eco il turno successivo potrebbe fare un declock sulla destra, con la sulla destra banca, di Eco potrebbe andare. ma anche in Anche in avanti per avanti. bloccare un'eventuale manovra di Esatto. Asajj e poi tirare una quattro dritta e andare a cercare e Kanan, perché tanto si è messo comunque alle spalle di Bosk e questo lo salvaguarda tanto. Se c'è anche Tom, dato che stiamo prendendo pezzi, se ti ricordi un attimo cosa è successo, ma qua, se ricordo bene, non succede niente di eclatante. Io questo pezzo l'ho guardato quasi tutto. Sì. No, io guarda, sono come ti dicevo, so l'esito della partita, ma non l'ho vista, quindi ero curioso di vedere come aveva ingaggiato Tom dopo il test che avevamo fatto.
Provo ad andare leggermente avanti che... è connesso, okay. Si è connesso Tommaso. Eccolo. Danni da ambo le parti. Hai usato il codice di Bosco. Ciao Tom. Signor Tom, benvenuto. Ok, adesso è ritornato anche il cronometro a muoversi, quindi evidentemente... Forse è risolta. Esatto, avevo smesso di streamare visto le perdite di frame devastanti. Sì, qua diciamo che la cosa che a me non era piaciuta quando la stavo guardando la partita è il fatto che forma una V, cioè che Asagi spara da una parte, Bosk spara dall'altra, e secondo me lo scopo della lista del giocatore della Repubblica Ceca è andare su un bersaglio, indifferente quale tu voglia andare, ne decidi uno, anche se sbagli vai su Echo, che è quello sbagliato, e cerchi di shottarlo. Vai a portarlo in via. Sì. Perché, cioè, allora, gli Inquisitori sono, difende bene, ma sono 4 vite in totale tra scafi e scudi. Vader sono 5. Echo sono 5 lo stesso. L'unica cosa forte di Echo è che potrebbe difendere 4 dadi fissi più distanza 3 o ostruito se cloccato. Però, cioè, qua è a banane marce con tutto. Però quando ti clocchi devi sempre... sperare che quei 4 dadi più le raid che hai fatto, se avevi per esempio fatto un deploy prima, bastino. Sì, sì. No, perché a me di solito non bastano. No. Ah, io non faccio mai l'azione di clock. Vabbè, però anche tu, cioè nel senso, ti presenti al tavolo morosata, giusto, in mezzo a una sventagliata di nerd maledetti che passano la loro vita a annusare navette. Anche te cosa ti aspetti però, no? Cioè, in ma senso... Sull'annusare ho avuto dei brividi, per fortuna che sei un signore. Grazie Vito, anche io ti voglio bene. Mamma mia, il brivido più forte di questa partita me l'ha dato Andrea con i nerd che annusano. Se vuoi posso farti anche un po' di asma, così, improvvisato, solo per te. Madonna, qui stiamo per raggiungere dei picchi di visioni di gender fluid e non binary che Platinet sposta. Ripeto, con Mattia stavamo pensando di incominciare a lavorare per riuscire a streamare anche X-Wing da una vasca da bagno in qualche maniera. Una vasca da bagno, no, vi prego ragazzi, provateci. Il problema è che dovremmo assolutamente trovare qualche subreddit. Ma che? Lo fate voi, lo fai. Ma tu non mi hai visto fisicamente come sono. Secondo me è quello il livello successivo, perché effettivamente... manca la controparte uomo, sono troppe donne in giro. Vero, no? E quindi dici... Allora io e Vito, che sicuramente siamo due... Non so Vito come sei fisicamente, onestamente... Però Vito fa il bello, io faccio lo stupido, perché l'intelligente lo dovrebbe fare comunque lui, quindi... Se io faccio il bello, mi sa che il canale non decollerà, parliamone. Decolla nel senso che gli tagliano la testa come i santi? Decollato. Sì. Fatunci. Allora, torniamo anche alla partita, vediamo cosa è successo. Ah, non ha utilizzato Gamut? Sì. Ah, ma l'ha utilizzato il turno precedente, lo sta ricaricando adesso. Ma io non sto facendo molta fatica a capire che cosa voglia fare, perché contro gli assi devi, come avete detto voi, puntare su uno, tenere l'area di fuoco il più ampia possibile, cosa che con Bosk hai già, con Asage basta mettere la torretta da un lato e raddoppi a 180 la tua area di fuoco, però non sta facendo nulla di tutto questo e sta dividendo anche lo, tra virgolette, lo sciame. L'unica altra cosa che poteva fare, ma questo nei turni iniziali, era stallare un po', cioè fortressare un paio di turni, come anche lì con Tom avevamo valutato durante il test, per anche vedere cosa il giocatore di assi poteva fare, in modo tale da guadagnare, da perdere un po' di tempo e guadagnare sull'ingaggio, ma così non ha fatto, si è mosso molto veloce inizialmente.
non raggiunge ancora però la meraviglia di quel dell'FS6 del malese che va dritto per il dritto. No vabbè, Marasca, quel livello al momento mi scusi, ah, non è vabbè. In Wong Egli non conosceva bene. Sì, è Wong, si è segnato pure il nome quest'uomo. Ti rendi conto? Ah no, ma sai perché lo sa? Lo sa perché l'ha citato in tribunale questo. Diciamo le cose come stanno. Ma no, quella sera lì era la serata X Wong. C'era prima, prima uno, poi l'altro. E quindi è difficile dimenticarsene. C'ho ancora gli incubi. Bosco sta fermo nel dubbio, così si stressa una volta e poi il prossimo turno nel dubbio prenderà comunque un asteroide. Qua c'è un momento di confusione, pensava che il target lock fosse su Bosco, invece è sull'asteroide, perché l'ha preso in anticipo per il discorso del gem. Sì. Gem. Qua non ho capito perché ha fatto bumpare Zagi. Anche perché sapeva che sarebbe successo, cioè era telefonata questa manovra. Boh. Forse lui pensava a me, avrebbe debloccato come pensavo potessi fare anch'io, ovvero indietro sulla destra. Invece andare avanti a cercare il manto. Sì, però boh, non si è reso conto che Asagi in quella posizione lì è completamente aperta nel caso Vader volesse andare a spararle un pochettino addosso, cioè non la vede neanche per scherzo. Probabilmente se Vader va un po' largo, non è neanche in tiro per Bosk. Eco fa le sue cose, va a cercare Kanan, certo. Ah, forse anche l'inquisitore, eh? Sì, assolutamente. Sì. Sacrifica il fuoco di Bosk, però va su Kanan. Qua, se c'è qualche giocatore che si chiede come mai Vader è qua, Vader in 1v1 è una delle navi più forti che potete avere, perché difende 3. Spara come un ossesso. Ed è una nave che volete mandare in 1v1. Quindi la speranza di Tom, ma personalmente, quando l'ho vista la voleta così, poi Tom è qua, quindi può anche dircelo se è d'accordo o meno. È un po' anche di andare in 1v1 con Asagi Ventress, in modo tale che gli altri due si spazzolano abbastanza velocemente. Il povero Kanan che verrà martoriato. E poi resti bene o male o con una Asagi smezzata e un Vader smezzato, che siete più o meno lì come punti. Vader torna indietro, dovrebbe infilare Bosco abbastanza facilmente e massacrarlo. Comunque Tom adesso ci sta rispondendo. Allora, nel mentre qua c'è Bosco che sta sparando all'inquisitore. No, molto easy. Para. Ha speso la forza e l'ha dato in giù. Mi sento il tanto. Ok, Tom dice che Vader è effettivamente l'unico che se gli sparano sì. Direttamente e fanno focus fire su Vader esplode. E effettivamente ha ragione. Quindi sì. Scappa e aspetta il momento giusto. Comunque ripeto, secondo me in 1v1 Vader non è male. Soprattutto se riesce ad arrivare a range 1. Perché range 1 4 dadi, 1 è un critico automatico. Asagi, tra le altre cose, ha poco. Ha pochi scudi, perché ne ha 2, se ricordo bene. Quindi se riesce a far entrare anche 3 danni, entra un crit, perché per Vader entra praticamente così sicuramente un crit. Con il fatto che. Minimo crit. Sì, di solito un crit entra, di solito. Poi. Asagi non difende neanche bene, perché mi sembra che abbia 2 dadi di difesa, no? Signor Bennati mi conferma. Sì, solo 2, sì. In 4v2, insomma, è golosa come cosa. Difficilmente poi Vader quando ingaggia non è full moddato. Tra l'altro Asagi è quello che difende meglio in questa squadra, perché
non ricordo quanti dadi abbia Cananjaros, forse anche lui due. Anche lui due, mi pare. Bosch ce n'è uno. Tira due dadi di difesa. Sì. Però il suo potere della forza, che può applicare anche sulle altre navi, toglie un dado di attacco, quindi Kanan difende anche con un solo segnalino abbastanza bene a range 3/2. Ok, qua allora al prossimo turno Bosch deve per forza muovere, sì. Cioè si muove. L'inquisitore gli passa oltre e probabilmente va in faccia a Cananjarus. Sì, sì. Sì, anche perché deve per forza oltrepassare l'asteroide, perché se si parcheggia sull'asteroide è soltanto, cioè è peggio, non cambia niente. Quindi a questo punto è obbligato ad andare oltre. Ma deve andare per forza a sinistra a cercare Vader, perché se va dritto esce dal gioco per almeno 3 turni, perché finché si gira lì deve già mettersi in una posizione per cui può pensare di andare su un'altra nave. Se gira a sinistra, bampa e si ferma anche sull'asteroide, quindi situazione pessima. Sì. Attenzione, è andato lunghissimo Kanan. Spero di riuscire a bloccare l'inquisitore, perché già si prenderà un fuoco degli eco assicurato proprio. Non credo che faccia qualche magia con Asagi. No, non credo. L'unica magia che può fare lì è fare una coio, ma è spara una tre stretta verso Vader, ma ora non vedo come ha risuonato l'asteroide, non so se finisce, se ci passa bene, però potrebbe essere l'unica cosa sensata, che sparare almeno un turno. Ecco, Bosch ha una botta di fortuna, non prende il danno, ha fatto coio. Lui è un amante delle coio, effettivamente. Asagi ha fatto coio. Non ha un defender ed è a range 8 dalla prima nave nemica. Ah, sì. Mamma mia, povero Cananjarus. Sì. Cananjarus si sente un po'... in questo momento è un po' la Little Caprice cieca... Sotto pressione in mezzo ai nuovi colleghi di lavoro. Non solo, ma inoltre non so se avete notato, ma Bosch il prossimo turno continua a fare autoscontri. Sì. Infatti vedi, è quello che ti dicevo prima, cioè giocare tanti asteroidi grandi anche nella tua lista crea queste problematiche qua, perché gli assi in linea di massima cercheranno sempre di avere tre asteroidi grandi o le nubi per chi preferisce essere un po' più difensivo, e non ti puoi permettere che sfruttino anche i tuoi asteroidi grandi per fare il gioco del tractor su asteroide e anche il tuo avversario, perché sennò così diventa veramente complesso poi muoversi all'interno del campo d'asteroidi. No, se no puoi portare i detriti almeno, no? Cioè, nel senso che sono delle cose che, vabbè, danno fastidio. Esatto, ma... anche perché, cioè, la priorità di questa lista, ma come questa versione, come nella mia, eccetera, non è tanto buttare la nave su asteroide dopo che ha assegnato il segnalino tractor. Cioè, è anche quello, se ci riesci. Ma la cosa migliore è avvicinare la nave per sparare più forte o avvicinarla da un ipotetico turno a R3. Non serve, ecco, mandare su asteroide. Però se uno ne ha l'occasione, ovviamente è una cosa super buona anche per eliminare un attacco di una nave anche a PS più bassa. Mm-hmm. Però ecco, questo sicuramente gli ha dato anche, è stata un'aggiunta a rendergli più difficile la partita, ecco. Campo è proprio a sparare sul Gaunt lì, sparare giù. Questo deve decidere se farsi negare range 1 dall'inquisitore o sparare su Echo a range 2. E qua la cosa più logica da fare è sparare su Echo, perché difende peggio. A range 2 tanto sarebbe uguale sparare anche su inquisitore. Ed è la nave che ti dà più fastidio, la zanzarina che continua a darti fastidio e che comunque infila critici sotto... Appena ti saltano gli scudi ti continuano a infilare critici come un pazzo per quinto fratello. Quindi... Sì. Io
Se fossi lui, sparerei là. Partono due dadi, vediamo un po' che succede. Non ha flippato forza, quindi immagino sì, infatti. Ecco. Ok, niente, niente di fatto. Il problema è, ok, questo turno è andato, diciamo, bene per Kannan, di lusso per Kannan. Però il prossimo è un spacco devasto, perché... Allora, non ha nessun tipo di pressione né sull'inquisitore né su Echo. Echo tranquillamente può addirittura decloccare in avanti e continuare a andare senza neanche correre addosso a Kannan, anche con una manovra abbastanza lenta. L'inquisitore può tirare una 2 dritta e continua a picchiare Kannan, o anche una 1 bank che si mette al posto di Kannan. Devasto, sì, povero. Ha anche un'opzione remota per quanto volete... Ma di mettere Echo dietro Bosk e martellarlo, esatto. Perché Bosk adesso non va da nessuna parte. Decisamente no. Sì, la difficoltà. Il problema è che lasci libertà a Kannan, che può riavvicinarsi. E Asagi può girarsi. Infatti... Cioè, Asagi è che. Ci possono chiudere troppo. Infatti adesso, secondo me, la strategia più efficace sarà quella di concentrarsi su Kannan, che deve comunque andare avanti da lì e ne ha due dietro, anche se volesse girarsi comunque non con l'arco rimane sicuramente dietro, però hai due navi che ti stanno sulla coda e... Ah, per Kannan da lì non c'è possibilità di scampo. Sì. L'altra cosa che... L'unica forse è buttarsi in mezzo agli asteroidi, provarci. Sì, però non, cioè, non è il massimo con delle navi poco mobili buttarsi in mezzo agli asteroidi mentre l'avversario ha navi extra mobili. Ah, no, ma, e dall'altra parte hai anche il detrito, cioè, nel senso lui può infilarsi in mezzo e c'ha pure il detrito, è un disastro. Sì, sì. No, ma infatti qui... Kannan deve solo pregare il suo dio che la fine sia veloce e indolore. Sì, diciamo che quello che potrebbe succedere è che Asagi può correre un po' per sperare di aiutare Kannan gira un po' in tondo, magari finisce qua in 2-3 turni. Sì, però se Asagi va dritto, lì c'è un simpatico Lord dei Sith che gli va a distanza 1 e lo devasta. C'è stato un piccolo problema. Sì. Sì. Diciamo che l'unica cosa accettabile è che c'è Bosk che potrebbe rispondere un po' al fuoco di Vader e mettersi in coda a Vader. Però non gli sta tanto dietro, penso. Sì, ma non ce la fa, Andrea. Cioè, Bosk... Bosk da lì cosa fa? Fa una è stressato già, forse? Sì, è ancora stressato perché ha fatto una trappola. Ok, quindi no, può fare una due stretta che se non ricordo male è bianca, perché la due stretta è rossa, la tre stretta è bianca. Io dovessi giocare io da quella posizione me la rischierei con un turno un po' infelice, però farei una 3 bank sulla sinistra con Bosk e con Asagi per provare a stringere Vader, proverei a fare una 2 stretta bianca verso di lui, verso la sinistra, che è l'unica quindi fare una specie di killbox, dici? Sì, esatto, l'unica, sì. Per tenere dentro Vader. L'unica cosa. Ah sì, la 3 bank anche sì. Io l'avevo pensata stretta perché comunque copri lo spazio dove dovrebbe finire Vader, e se Vader va tanto avanti riesci poi ad andargli dietro con una dritta, però sì, è uguale, è la stessa logica. Con la 3 bank ti dovresti evitare il turno successivo l'asteroide. Esatto. L'unica cosa però... è quella. L'altro problema di Vader, vi ricordo, è che Vader ha gli Afterburners e può fare Vader anche Barrel Roll, quindi potrebbe tranquillamente fare
una tre bank allora, a destra per ci sta. Sì, non lo riesco a vedere bene, forse con la 2 stretta gli potrebbe bloccare l'eventuale 5 dritta e boost, perché mi sembra che siano abbastanza in linea, però non lo so, sarò sincero, mi sembra... Però Eco si è messa a metà tra... attenzione, ha scelto, ok, ha deciso Vader. Ha deciso di provare con Vader. Ecco. Ho fatto una 3 stretta. Invece che la 2. Con la 2 l'avrebbe bloccato, ad esempio. Sì, avrebbe bloccato la 5 dritta. Così invece gli proprio... Così avrebbe bloccato la 5 dritta. Con la 2, non con la 3. Ma secondo me Tommaso non ha fatto 5 dritte. Avrà fatto 3 o 4 se ha scelto dritta. Proprio perché magari si aspettava che facesse questa mossa qui. 2-3 bank, no, se la 3 stretta, un bosco. No. Sì, ha fatto una 3 stretta. E adesso ha fatto una 5 dritta con Vader. La cosa forte di questa manovra qua è che ha letto molto bene l'avversario. Ha fatto 5 dritta. Avrebbe bumpato probabilmente con una 2, quasi sicuramente. Sì, sì. Il problema se avesse fatto la 2 stretta, quel Vader bumpava sensazioni invece che la 3 per distressarsi. Cavolo, che peccato, Mr. Zoot. Però insomma, meglio così per noi. Sì, meglio per noi. Sì. Sti cazzo. Beh, Mr. Zoot adesso potrebbe chiamare il signor Wolf per farsi dare una mano, perché sta per finire malissimo. Sì. Sì, perché si prende comunque 2 spari anche questo turno. Ed è abbastanza male la cosa. Anche perché Bosch spara a range 3. Quindi sono 4 dadi contro 3, se non sbaglio. Vader non 3. Sì, no, Bosch credo che veda Vader. Non posso zoomarvela, purtroppo. Sì, ma se è range 3, Vader di 3 contro 4. Sì, almeno ce l'ha. Infatti, dico, è 3 contro 4. Quindi dovrebbe essere abbastanza abbordabile come... Un po' di sfiga qua, non gli gira bene. Kanan qua incomincia a subire i primi danni. Kanan non è già giù di uno scudo? No, ho visto no, male. No, l'ha appena perso adesso. No. Ah, ok. Ah, sì. È Bosk che ha appena perso uno scudo sull'asteroide. Sì, giusto. Qua c'è Bosk che spara a Vader, che ha focus e quindi è fortissimo. Sì, tra l'altro non fa neanche crit, quindi non ha modificatori sull'attacco. Sì, infatti è questo qua che dicevo prima, cioè, secondo me Grido è sempre superiore a... Ah sì, a Markmanship. A BT1. Ma ecco, un'altra cosa, in quella condizione lì, con Asagi che fa la 3 stretta, Mr. Zoot poteva pensare... Che Tom si allungasse così tanto, magari faceva girare l'arco e a quel punto riusciva a stressarlo lateralmente, oltre che provare anche a attaccarlo con 3 dadi. Anche perché la prossima manovra di Asajj cos'è? L'ennesima Koyo? Perché sennò... 5 Koyo e uno bank con Bosco, suppongo. Per iniziare a fare qualche azione. Qua c'è vecchia volpe Asage, Tom che intanto... Per ora Asage ha fatto più coio che attacchi. Sì, sicuramente. Sì. Ricorda un tizio contro cui giocai a un nazionale, non so se insomma... Eravamo a Castel San Pietro Terme, che per 5 turni fece solamente coio avanti e indietro con la Contessa. Cioè... 5 turni di questo faceva poi avanti e indietro nello stesso angolo con la Contessa. Nel frattempo io gli ho smezzato un Reaper. Poi fa, però la Contessa non me l'hai guardata. Ma vabbè, la Contessa con Focus Evade vado a cercarti o il Reaper? Che difende uno poi, se non sbaglio. Non so se è la prima edizione o seconda, però se è della seconda... È la prima edizione. Ah, ok, quindi difendeva un pochino meglio. Scusatemi. Sì. Okay. Erano più performanti nella prima edizione. Sì. C'era un periodo che andava questo Contessa, Vermeil e
penso grande inquisitore. Però se togli la contessa, che era il pezzo che durava, gli altri due me li distruggo abbastanza bene, specialmente il Reaper che mi difende con uno. Io avevo tre defender, uno col tractor, col cannone del tractor e due ioni. Me lo so accompagnato dove mi è parto quel Vermeil. Sì, posso l'accompagnare per la serie, ho capito. Sì, sì, ci sta. Pensavo mandasse sulla contessa, ma perché? C'ha Lone Wolf, c'ha Focus, c'ha Evade, perché devo andare su aveva anche quelli? Lone Wolf, ok, ho capito. Eh beh, certo. Aveva anche Lone Wolf. Laura, la risposta lì era non pensare. Sai di non sapere. No, ma infatti io andavo su quell'altri. Attenzione, botta di spettatori, ragazzi. Benvenuti a tutti quanti. Grande Davide. Artematico 87 e Davide. Davide, sì, sì, sì. Signor Davide, benvenuto, benvenuto. Comunque io vi farei notare che a 15 minuti sono ancora 0-0. Questo è per farvi capire, Tommaso, quanta voglia e pazienza ha avuto di far impazzire l'avversario lentamente, proprio come una goccia d'acqua cinese che ti buca anche il cervelletto proprio. È un metodo di giocare per cui serve veramente tanta pazienza. Sì. E Tom riesce. Lui ci riesce. Riesce a farlo molto bene. Invidio tanto quando ci riescono. Sì, lui è zen. È veramente zen come tipo di giocatore. Abbiamo fatto un paio di testing ben prima della che partisse il discorso nazionale. E gli ho giocato contro una lista che giocava lui per vedere come funzionava con Brasile. Oh, buon dia capo Viesk. Mucho gusto. Ma? Quante lingue parli? Vi potrei stupire. Sa più sensuale qua, direi addirittura. Hi buddy. By the way, I cannot speak in Portuguese, but I can speak in English. We have two languages. Languages. No, due persone che parlano 3000 lingue. Tu Laura cosa parli anche? Io parlo inglese, tedesco e francese. Benna, io e te siamo i contadini praticamente qua della situazione. Io sono contadini, non è il massimo inglese. Ok, ottimo. È male, però, almeno per quanto mi riguarda, male tra l'altro. Quindi go, ho dei libri in spagnolo, ma con le lingue romane le faccio un po' schifo. Ok, volete che trasliamo in un mix tra inglese e italiano? Possiamo chiedere, magari il nostro amico brasiliano capisce meglio l'italiano dell'inglese. Esatto, sì. Deve essere, sì. Ah, comunque, qua sta dicendo se usare o meno l'abilità di Kannan. Qua, se non sbaglio, infila una sbiancata Kannan, proprio pulito, ecco, e si prende due danni. Un critico. Con un critico che, se non sbaglio, adesso vado a vedere che cos'è tra poco. Kannan è mezzo morto. Abbiamo i primi punti presi. Sì. A 14 minuti dalla fine, i primi punti presi. Pazzesca questa cosa. Sì. 22-0. 22. Paolo Cannone, 22. La Protectorate. Protettorato Bleb. Ok. Prossimo turno Vader, secondo me, disingaggia se vuole e se ne va, perché Afterburners oltretutto. Sì, ma più che altro perché deve muovere per forza prima Bosk, perché se muove prima Zaj e va lunghissimo, Bosk finisce addosso. Le finisce addosso. Quindi Zaj non ha mai sparato, penso, in questa partita, forse una volta sola.
No, non ha ancora sparato, mi sembra. Il problema è che adesso Vader può fare una 5 dritta a boostare. E ci saluta. Va, Timbuktu. Sì, come dicevi tu, forse converrebbe per Bosk fare una 1 bank, perché comunque con l'arco 180 riesce ad avere una buona linea, almeno su Vader, nell'ottica in cui Tom non riesce a uscirgli dall'arco di fuoco, e Asagi potrebbe stringere verso l'interno. Ah, anche, sì, giusto. Potrebbe essere un'idea, almeno prova a vedere le altre due navi che seguiranno Kanan. Sì, hai ragione. Sì, non avevo proprio considerato l'opzione che Asajj entrasse nel campo degli asteroidi, però sì, e forse l'unica cosa che abbia senso, perché se no si blocca lì e non va più da nessuna parte. Anche perché se riesce ad andare abbastanza lunga finisce qua, e tu non lo può oltrepassare e finire qua, e può chiudere Vader che scappa da questa parte qua. Almeno questo. Il problema è che Bosk resta indietro e ormai Kanan è cane da macello, povero. No, ma Bosk secondo me non spara più, Perché a meno che a un certo punto, una volta che Kanan sia stato fuso, Tom decide di andare a prendere qualche punto anche sulle altre due navi, ma appunto non converrebbe mai, cioè no appunto, quindi per me Bosk da lì o riesce a sparare se a culo al prossimo turno a Vader, perché se Vader se ne va, Bosk non spara più a nessuno. Sì. Non ha proprio il tempo materiale. Sì, non ha il tempo per portarsi a tiro di qualche nave, per forza. Mentre, come suggeriva Matteo, è andato sulla roccia? Mi sembra di sì. È andato sulla... No? Ah, no, qua ha fatto una porno manovra con Bosco. Attenzione. Sì. Tre stretta? No, tre stretta forse, perché non vedo... Ah no, sì, tre stretta. Sì. Una buona manovra, io non me la sarei rischiata, perché non vedendo molto bene. Sì. Qua Ico se ne va, incomincia a reingaggiare gli altri, giustamente, tanto a 11 minuti può tornare in partita. E se ricordo bene, esatto... E l'inquisitore, che in realtà nell'idea di Tom, penso l'inquisitore è quello che finisce la kill su Kanan. Sì. O comunque, anche se non fosse questo turno, hai sempre tempo di farlo il prossimo, quindi non sarà un problemone, ecco. E adesso son curioso di vedere che scelta ha fatto con Vader. Se avesse letto questa manovra, Tom potrebbe aver fatto una 3 stretta per bampare. Una tristezza, poi sarebbe molto bello. Sì. No, è andato dritto. Ha scelto la safe. Esatto. Sì. Ha scelto la sicurezza. Penso sia andato lungo. Sì, ha fatto bene. Ha fatto bene. Poi, infatti, ha un fuel leak Kanan, quindi inutile in realtà come critico. E comunque il nostro amico Vader si avvicina pericolosamente a Kanan, anche lui. Ta-dam, dam, ta-dam. Lo incomincia a guardare. Alkopovsky, welcome. Yeah, if you also use the chat, we can also speak in English with the people. So, oh, thank you for the follow, Kopovsky. Thank you. Kopovsk. Yeah. Sorry. So this is the end of the canon. The game. Yeah, and probably also a bit the game, because it's maybe too late. So welcome, Kopovsk. Bye bye, canon. qua. It was just a matter of time. Nothing matter. To the board of the table. Yeah, I think that the only possibility is for the checker player is to one shot the Echo in one turn, maybe, and it's pretty impossible because just quite difficult. Yeah, also, because Bosk is there. You're too far away. Can stall. Because Asajj needs to go fast, but Echo can run
even faster, or stay in that corner of the mat, just as long as it takes for the game to finish. How many time for the... It's about 7 minutes left. 7 minutes. Yeah, 7 minutes and a half, maybe, something like that. No, there's no way. I think boss three back in the center for three yard on the left. On the right? Oh, no, on the left. On the left, yeah. Asagi, I don't know. The problem with Asagi is that he cannot go straight, so he has to do either way a bank, and he can do this bank only on the left. Yeah. Only left. Or very simple. One bank on the left. And then he goes on the all right and then turn three part on the right. So basically your idea of Bosque is you want to move Bosque just with a bank here and then you try to just with a turn, for example. I mean, yes. Banking here, so like this, you arrive here and then you try to catch in three rounds. Echo, that is probably arrive here in three rounds, but three rounds. Yes, but if you look at the position, if you look at the positions of the ships, of Tom's ships, he may probably try to close in on Asajj because he can move both Ico and the Inquisitor towards Asajj, and Vader can try to go through the through the debris and the asteroid. Mm-hmm. Yes, because Asajj cannot go straight. Otherwise, otherwise, and kaboom! Otherwise, she went straight. Ooh. Wow. I love you, Vito. Okay. I love you. Okay. Wow. Okay. Wow. Mr. Zoot surprised me. Yeah, it was Asajj cannot go straight. Asajj goes straight. Yes, Asajj goes straight, but I think he's going to get the fire from three different ships now. Maybe two, but yeah, it's pretty a mess. Also, because probably next round, she's forced to be to done a call you again. So basically, she's going to hit again an asteroid. Yeah. And also to be stressed for sure, and I'm not sure after this round if there is another round, if it's possible. She can't do a Kaio because since she's gone through an asteroid, then now Asajj is stressed, so she cannot do another Kaio. Oh yeah. Or by the way. Or by the way. Straight on the right. Matteo suggests two hard turn on the right. On the right, yes. Yes, he suggests this. But... Well, the other question I have is why? Okay, whoa! The Inquisitor is so angry. Holy crap! 4 minutes and 20. Okay. So, as you know, no shields. And also, my question is, why in the world Asajj is not turning the turret all the time? I mean, you know that you are going to have something on your left or on your right. Why in the world you are not? All the game you are just putting your arc in front. Okay, I know Asajj is working like this, but she's not shooting any time at anything. Yeah. Is using also firework. It's just betting too much on the truck, on putting a tractor. Yes. Yeah. It's quite difficult since the Inquisitor defends quite well. Yeah. And Echo is quite difficult to catch. And even Vader has 3 defense dice. So. Mm-hmm.
Okay, so now it's Echo, because the Inquisitor did nothing, and also Azaji did nothing, and Echo is super angry! Oh, crap. Damages are incoming to town. Two in. Yeah, two damages in. Delícia, as we say in Brazil. Delícia. Okay. Che spettacolo. Sì. Purtroppo... Lezione, cioè, qua sta una lezione tutto il tempo di fioretto da parte di Tom. Proprio outmanovrato malissimo. Io, Tom è uscito dalla partita, ha detto, Tom, bravissimo, perché l'hai massacrato ad outmanover. Cioè, proprio... Bene, signori, noi abbiamo parlato finora in inglese, ma il nostro unico uditore non italiano... Non aveva l'audio. Era solo adesso l'audio. No, come on, buddy. How is that possible? Now I've got audio. We talked in English just until now. For you also, buddy. We switched to English for you, and you say, now I've got audio. No, come on, man. Please. I can feel it. Please, no. Yeah. Okay, so also... This round, Azashi cannot rotate the turret, right? Yes, it's 1 minute. Oh, okay. Okay. There's no problem, so don't worry. You're forgiven. No problem, Skapovisk, because also Tom is putting some ships to sleep. So oh! You're doing the same things. Oh! The Korean again and Bosk. Three straight, three hard on the left and the center. Azaji is one damage away. Azaji is one damage away from half points. Yep. And then she will be a half asleep princess. Yeah, half asleep princess, yes. Okay, and this is worth it. The wow. Yes. No, it's not worth it. Ma? Okay, whatever. Yeah, I'm not sure how Mr. Zoot can make some tricks or magics and change the game. Maybe he can try he should kill one of the ships and get no damage on Azaj. This is the only way to win now. I think the only idea I can find is to start to pray, make a two turn, an out turn on right, and try to catch in a killbox Vader and one shot him in one round. But the problem is, if Azaji is halved, also if you kill, Vader is not enough. Yes, because Azaji is one shot away from half points, and Echo will sure have a clear shot on Azaj next turn. No, there's no next turn. It's ended now. This is the last round. Azaj bounce on the Inquisitor, he gets at least, I think, two shots if the invader sees them. Yeah, the problem is the rock, as we call it in Italian. La roccia. La roccia, mannaggia, se dove sono la roccia sei fottuto. Il sasso. Cancercio. Kopovitska, are you the Mr. Zoot? Or... Because maybe... He is. Who? Kopovitsk? Oh, yes, he did what I said. Formaggio!
Lol. Okay. Okay, he does it. Yeah, he did it. And then Vader can just do two hard a barrel, and he can have a clear shoot on Azaja. No, it, I think he might bump on the Inquisitor. Wait. No. No. No, the Inquisitor. Yes, but if the Inquisitor bumps on Azaj, then it won't move. Yeah. for me, the Inquisitor probably did a two talon on the right. No, the three. Okay, oh, whatever. Right, huh? He's out of the game. Okay, no problem. Yeah, it's completely out of the game. Okay, and this is a big problem because now Vader can simply just barrel. And he is out of the fire. Well, and yes. This is why I'm wondering why you don't have rotate the turret. Vader will get a shot from Bosk, but Azaj will get a shot fiesta from two ships. A shot fiesta. Okay. Let's see. Vader takes his first shot in the whole game. Yeah. If I remember correctly. Oh, Kopovitsk said that. He had, I think he... That's no problem. In the meantime, you can listen to our awful English and... Yeah, Laura, you have a pretty good accent. Okay, damage engine inquiry, it was pretty useless. Okay. I mean, me and Matteo are... This is actually defense, unlike yours, Matteo. Asagi defend like yours. Unlike yours. I like. Okay, I'm sorry. Matteo, I can feel the dissing. you can answer her in Italian if you want. There's no problem. No, but even if his Asagi doesn't defend, my ships usually die before her. So where's the problem? She just kills my ships before. Freeze. Yeah, another force. And that's it. Yeah. Okay, 2 grids. Okay. And that's not a happy Azaj. No, she defends. Mm-hmm. Okay. But she's off. And she still defends. Azaj is off now, and yes. So I think that even no, Bosk already shot Vader, right? Yeah. Yes. Yes. So the game is over. Yeah, it's over. It's over. In the end, the Czech Republic cannot manage to take revenge on us. It's a clear 6-1. 6-1. 6-2-1, yeah. Yeah, 6-1, yeah. So, I'm not sure if Tom is here. Okay, yeah, Tom is here, so he can jump in. Okay, Tom is actually here, by the way. Hi, Tom. Hey, hi, Tom. Hi, ciao. Buongiorno, la possiamo anche intervistare in italiano se vuole, facciamo un mix un po' italiano, un po' inglese, se hai piacere. Benvenuto, tanto c'è molto da dire. Complimenti intanto. Non c'è molto da dire su questa partita, come dicevate voi, l'errore più grosso che ha fatto lui è stato quello della torretta, che non aveva alcun senso tenere davanti. Si è dimenticato di averla, boh. Sì,
lui è abituato a giocarla con la torretta davanti e non ci ha pensato che effettivamente contro assi non era il caso. Che sì, comunque già contro assi, già se fai passare un danno, è cioè, tanta roba, quindi tanto vale. Sì. Più che altro poteva sfruttare meglio Forlum, perché anche girando torretta c'era caso che qualche danno, anche soltanto con la torretta, infatti, che sparava due dadi barra tre quando riusciva insomma a fare qualche ringiuno, avrebbe aiutato, oltre che poi permettergli di triggerare BT1, che praticamente non ha mai utilizzato, perché non hai non quasi usato, mai stressato. Non ha usato praticamente nessuna delle blue che aveva. Una volta ho visto Gamut rispondere. Sì, BT1 gli ho chiesto come mai ce l'aveva e mi ha detto che l'ha obbligato il suo capitano. No! Ma che temibile! È un'ottima risposta. Me l'hanno messo... È diplomatico. Sì, che lui avrebbe giocato più volentieri grido, diciamo. Beh, sì. Sono d'accordo, comunque. Quindi lui aveva avuto una bella intuizione e gliel'hanno cambiata. No, povero, devastato. Sì, diciamo che... te l'avevo detto grosso come una casa. Sì, sì, sicuramente. Mannaggia, tipo. Ha perso la partita, l'unico turno che poteva ritornare in vantaggio era quello in cui c'era Asajj stressata a bordo campo, che ha fatto la 3 stretta. Se faceva la 2, sì, e non mi bumpava e il busto storto non ci stava, era malissimo. Credo sia tipo... no, è un pochino prima, qua, tipo. Sì. Subito dopo questo, che... Sì, quando ce la vale tutto solo, lui ha ristretto sia con Bosco che con Asajj. Esatto, lì. Faceva due stretta qua e non ci andava a sbattere e non ci stava il boost, mi faceva malissimo su Vader. Sì. Sì. Però, sì, a quel punto eri 2 contro 2, quello sì. Dipendeva anche se Vader poi sopravviveva, perché il turno dopo Vader riusciva comunque a scappare. Cioè... Sì, avrei dovuto per forza toglierli in mezzo all'altra nave, praticamente, perché sì, sarebbe morto Vader, secondo me. Ma tu lì, Tom, hai scelto di fare la 5 perché avevi previsto che non provava a bumparti? Perché io lì ho detto probabilmente ha fatto la 3 dritta o la 4 dritta proprio per evitare il bump. Però era una mia situazione. In realtà il bump era buono per me. Cioè l'unico caso male era che lui mi sparasse con la charge. Ah, ok, perché in quel modo avevi... Magari Tom si rischiava il turno a range con Asajj, con Tractor e lo stress, oltre che Bosk lo poteva attaccare. Sì, sì, sì. Quindi sì, per Tom è meglio bumpare, che magari si prende lo stress, però viene attaccato da un Bosk che non ha azioni. Sì, sì. In quel turno o facevo la 5 dritta, oppure facevo tipo uno dritta barrel, però insomma... Ok, Tom... especially for the players from the Czech Republic that maybe are following this final interview, can you give some advice for the player you played against? Because from now on we are not facing Czech Republic until the final. Maybe if both of us can catch the final. So we are not going to. And I'm not sure it's possible. So I wanna ask you. If you can say something in English for some advice, for example, what he can change on the playstyle, maybe if he has to face against Aces. I think he, except from the Asajj turret, he played quite well, and the only other thing that he could have done better is keep the ship a little more close together. And punish me if I tried to go for Kanan. That's what I did. Yeah, magari non lasciare Kanan a Pascoli. Che è quello che ho detto io, ma in maniera un po' più diplomatica. Yeah, exactly, Zem. Okay. Yeah, and also Greedo, if they can change anything next time. Put Greedo on the Yes. Yeah. It's a better option. Zem sta raccontando una storia. La storia di questo povero Kanan. Kanan, scusate, abbandonato un po' come Dante nella selva oscura contro i lupi e la Maremma. Comunque si può dire che non era la partita più facile del mondo per lui, anzi. Sì, cioè, sì, sicuramente. No. Se io giocavo, se non facevo errori, doveva giocare proprio da Dio lui per riuscire a vincere. Doveva anche tirare molto bene quei dadi, che non ha tirato benissimo. Cioè, oltretutto,
doveva giocarla molto meglio a livello di posizioni e doveva anche tirare bene. Perché alla fine Cannon è, cioè, uno specchio per le allodole. Cioè, non... Next match depends Kopovis. Yeah. We are going to do pairings with Chris probably Monday night. So probably on Tuesday or on Wednesday we will announce all the games. Yeah, exactly. Kopovis, your best option is to subscribe. Arlak is here and wait for the next matchups because the pairings will be performed on Monday, so we'll have the list of matches starting from I would say Tuesday. Yep. Revenge Brazil. Revenge Brazil. Yeah. Okay. Yeah, we can. We hope we can revenge you for sure. Yeah. Not for sure. We will try. Always wait your words. But basically, probably I stream Wednesday or Thursday, and the other matches are streamed by other two streamers, because we are three streamers from Italy. So I'm not the only one that is streaming the matches of the national team. So you can also follow them on YouTube. So you can, yeah, you can subscribe on YouTube. Yeah. You are following here, so basically. No, ben capito perché dica Revenge Brazil, visto che il Brasile ha vinto contro la Grecia, ma. Because why? Because I think that Brazil lost to Singapore. Ok, però non c'entra. Okay, no, no, why is Revenge Brazil, buddy? We are wondering why. I practice my Italiano. Oh, thank you. Yeah. We appreciate it, but why you need revenge? That's why we are asking. But by the way, we are happy if we can revenge Brazil. I mean, no, they did not lose to Greece, by the way. But there's no problem. They didn't. They didn't lose to Greece. No, they didn't. Yeah. They crashed Greece. Yeah, 5-2-2. I think 6-1. Ah, 6-1. Oh, okay. Easy. So there's no Brazil to revenge. It's like Rambo stuff. So. Ah, 6-1. Okay, easy. GG next, something like that. Okay, so no, Singapore. You can wait for Singapore match, Singapore matches. He only saw the match he lost, so. Ah, okay, that's why he's so hungry. Using induction, but not the right way. Okay, we are going to revenge your feeling and emotion, like Anakin, for you. Yes, let's make a deal, Kopovis. We can revenge Brazil. You let us win against you. Is that okay? I think that would be a fair deal. Can we have a deal? Do we have a deal? We are changing from Star Wars to Once Upon a Time. Can we have a deal? Guys, so... Yeah, I also hope that some matches are not close, because Vito, our jolly, when the matches are not close, he can show his best, his the dissing power that is full of hate, and Vader asked then Darth Desco, because our captain is called Darth Desco in many times. So, Vito is our little Inquisitor. He's the dissing Inquisitor. Probably it's your new nickname. Yes, basically, oh. I'm a clown. No. Dissing Inquisitor, it's different. Okay, guys. I will say thank you to everyone that followed the match and also the final interview. Grazie, Tom. Grazie anche a voi ragazzi, saluto anche voi in italiano. Ciao a tutti. Un salutone a tutti. Bye, alla prossima settimana ragazzi. Vedete le prossime partite. Let's go!